Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Alien per questo video conclusivo. Ma oggi il format che voglio presentarvi è un format nuovo, è una sorta di talk show dove ho deciso di chiamare una persona che secondo me è una delle più esperte che io conosca riguardo giochi coreani, e lui è Ibu90. Ciao a tutti. Ecco, allora, prima di farti qualche domanda, qualche dubbio che ho, voglio mostrarvi, sono arrivato al livello 36 che tanto aspettavo per poter sbloccare il famigerato crafting. Il crafting ci consente di creare diverse cose, tra cui le weapon, le armi, le armor, le armature, l'alchimia e poi vedere un po' a che livello siamo. Stessa cosa per scavare, per cose di foraging, cavare le erbe, diciamo, raccogliere le erbe, minare, tagliare alberi, pescare e poi la raccolta dei cristalli. La casa che abbiamo è gratuita, ci viene data dalle quest di gioco ed è situata in un'isola fluttuante. Infatti sulla mappa, se clicchiamo in basso, adesso qui vedete in Sky e Ground. Sky sono tutte le isole fluttuanti. Siamo su un'isola istanziata solo nostra, abbiamo la nostra casetta già ammobiliata. Possiamo avere poi un'ulteriore casa definita di lusso all'interno del mondo di gioco pagando e avendo accesso a più facilities, ma non so esattamente adesso quali siano. Qua c'è uno storage personale e qui c'è la possibilità di andare a potenziare il giardino, orchard per gli alberi, credo, l'altare dove potete mettere uno o più amuleti, diciamo, che potete attivare fino a 3 volte ad amuleto per potenziarvi delle cose, le miniere e lo storage. In pratica, cosa sono le miniere in questo caso? Avete al momento 5 spazi, io ho scelto di mettere 3 spazi per le miniere, e man mano trovate degli oggetti, li piazzate, questi crescono e vi creano dei portali all'interno di cui andate a minare. Le erbe le raccogliete al termine della crescita e poi avete tutte le decorazioni. La cosa che mi ha, diciamo, lasciato un po' così è il limite, prima di tutto, di costruzione. Infatti vedete che qua, per potenziare lo stage 2 e avere più spazi costruibili, mi chiede delle housing token. Io ne ho soltanto 8 e dobbiamo farne 50. E qua abbiamo un portale che ho appena piantato ed è possibile andare a esplorare. Entrando in questo portale, non ve lo mostrerò ora, avete 5 minuti di tempo per fluttuare con il glide da un'isola fluttuante all'altra, cercando su ogni isola cristalli e spot di mining. Se cadete in basso ripartite. Ci sono dei massi che vi riportano in alto e cercate di sfruttare al massimo questi 5 minuti. Ora, l'ultima cosa che vi mostro è la trade board. Voi avete la possibilità di, craftando delle merci, di scegliere dove mandarle, e vedete anche la fluttuazione di mercato di ogni merce, come funzionava anche su Black Desert. Questo vende merci e questo è un'altra sorta di invio di merci, quindi praticamente avete delle merci, potete decidere di scambiarle per questi housing token, mentre qui li mandate con un certo rischio che queste merci vadano perse. Infatti su ognuna c'è una sorta di rischio di base in percentuale. Ora potete anche assicurare la trade, insomma nulla di eccezionale. Ora abbiamo invitato Ibu90 per fargli qualche domanda molto semplice. Allora, io, vabbè, a parte inizio a dire che questo gioco, visto che è stato sviluppato in Unreal Engine 3, quindi lo stesso di Arcage, quindi è un pochino datato come sistema grafico, e credo che tu concorderai con me. È interessante. Come dicevo in live, sembra un pochino fuori dal tempo, però in questi giochi secondo me la grafica non è tutto, anzi. Ok, e mi sembrava che tu fossi anche abbastanza attratto da questo titolo. Io ne sono rimasto attratto fino a quando sono arrivato qui, a livello 36. Lo sapevate, che comunque l'ho detto più volte in live, volevo arrivare qui per sbloccare tutto.
È molto bello il fatto di poter entrare nei dungeon, dungeon che tra l'altro su Black Desert non ci sono. Farli in serie per farmare un dato materiale, che può essere ad esempio questo, e a 5 potete spenderlo per un pezzo di equipaggiamento pregiato, andando avanti ne potete spendere di più per avere altri pezzi di armatura, il fatto delle rune e così via. Ma la cosa che mi lascia un pochino perplesso è questa. Adesso possiamo tornare nel mondo reale premendo qua sotto portale dimensionale, no, dov'è che era? Ok, no, non riesco più a tornare indietro, saremo vincolati qua per sempre. Allora, praticamente cerchiamo il modo di tornare giù. Comunque, allora, vediamo un attimo se riesco a capire da dove si torna al villaggio. Intanto ti faccio una domanda io. Sì? Quelle cose che puoi farmare entrando nei 5 minuti, ogni quanto puoi usarle? Queste? No, la usi e poi va via. Quindi, ah, okay. Quindi io le ho ottenute per delle quest, le ho piazzate qui un'ora, ci hanno messo. A questo punto io entro, mino, mi va tutto nell'inventario della cassa, diciamo, questa qui, dei materiali, e finisce lì. Basta, non ho altro da poter fare, devo per forza. E mi sembra una cosa un pochino più arcaica rispetto a un arcade dove puoi andare e fare un po' quello che vuoi. Ora, gaff tremenda di non riuscire a tornare a casa, di riuscire a tornare giù, ma credo che basti fare return, eccolo qua, infatti, ed esco dalla mia casa e torno nel mondo. Allora, le attività mi sembrano carine, ma il combat, bello anche lui, però meno forse confusionario di quello che era in Black Desert. Ora, il mio dubbio è questo, ed è una delle domande che volevo fare, dato che tu hai fatto tantissime ore e ti è piaciuto. Io ho sentito questo limite del free to play nel momento in cui ho visto che potevo minare solo in modo così limitato, e ho detto, allora è un free to play, quindi chissà cosa dovrò spendere per poterlo fare ancora. Tu hai percepito su Black Desert qualche limite in tal senso? Nel senso che hai detto, questo non lo posso fare perché è un free to play e devo pagare, o sei sempre riuscito a fare tutto quello che volevi fare? Ovviamente parlo sempre di Black Desert. Allora, a livello tecnico sei limitato dall'energia, quindi vuoi andare a farti 6.000 tronchi di abete, fai giù l'energia e devi aspettare che si ricarichi. Però l'escamotage che usano tutti è ti crei 18 PG, ognuno ha l'energia piena e quindi non senti questa limitazione del no, devo fermarmi, devo andare avanti domani perché non posso più. E stessa cosa che mi pare ci fosse su Arcade con i punti energia o qualcosa di simile. Sì. Su Black Desert, bene o male, non sei limitato, puoi continuare a giocare finché vuoi. Mentre invece un'altra cosa è, a parte lo shop, che pare, anche quello che dicevo, da quello che dicevano in live, non sarà così invasivo, non sarà free to play, e non sarà, scusa, pay to win. Ma hai percepito una certa, diciamo, un certo svantaggio nei confronti di altri giocatori? Ma non dico solo quelli che pagano, ma il fatto che il gioco sia per tutti, che sia abbastanza libero, hai percepito magari qualcosa, che so, uno svantaggio, un qualcosa che non ti farà mai essere a livello degli altri, neanche impegnandoti tanto, perché ci sarà sempre chi terrà il PC acceso giorno e notte? Un problema molto grosso, secondo me, è quello di tutte le azioni che puoi fare passivamente, tipo la pesca, tipo l'allenamento con i cavalli, che puoi segnarti il percorso, farlo correre tutta notte e il cavallo basso di livello. Io ho 260 ore circa, ne avevo fatte forse 5 offline, a lasciarlo a pescare, poi giocavo perché mi piaceva. Ci sono quelli che lasciavano il PC acceso giorno e notte e facevano milioni di crediti pescando, milioni di livelli correndo in giro col percorso predefinito. Quello sì ti fa un po' storcere il naso, perché o fondi il PC e lo lasci lì 24 ore al giorno, altrimenti un pochino indietro ci resti, perché comunque tu impegni
8 ore in una settimana, loro ne impegnano 40, e il risultato si vede di queste ore in più che fanno. Ok. E ora che tu hai visto le live, hai visto comunque quello che io sto facendo ora, sei attratto da Elion? Continui magari da quello che hai visto a preferire un Black Desert? Così, una risposta secca. Calcolando che a me piace il PvE, ma il PvE strutturato, mi piacerebbe provare Elion per quella storia dei dungeon da 5 che puoi organizzare. In Black Desert il PvE e i world boss vuol dire vai là in 200, spari tutto quello che hai contro il mostro, contro il boss, e basta, aspetti che droppi, è chiusa, non c'è un minimo di tattica, non c'è niente. Un po' di tattica ce l'avevamo con i boss di Gilda, ma non a livello che cerco io, non a livello di un WoW dove devi avere l'healer giusto, il tank giusto e cose così. Quindi Elion come livello di PvE mi sembra meglio. Ecco, e infatti qua arriva la domanda fulcro, diciamo, dell'esperienza, perché ogni volta che io provo un gioco nuovo, che sia New World, che sia questo, Elion, io comunque continuo a confrontarli con Black Desert, e tu mi confermi che Black Desert può essere definito, a dispetto di questo Elion, un sandbox, mentre questo è un theme park classico. Sì, alla fine sì, perché puoi fare di tutto in Black Desert, ma uno scopo non è che ce l'hai. Alla fine puoi metterti giù a fare, hai quasi troppa scelta, nel senso, ok, decido di fare trading, faccio trading, puoi farlo su qualsiasi materiale, nessuno ti dà una via. Alla lunga, secondo me, questo può andare a stufare, che poi è quello che è successo a me. Ho cominciato a mettere giù il mio trading, ho fatto tutte le perk per scavare, robe del genere. Ok, dopo 100 ore, dopo 200, dopo 1000, dipende dalla persona, però è sempre quello. Non hai un obiettivo finale? No, però rispetto a che, anche solo a questo, questo è fortemente incentrato sul PvE, in Black Desert comunque puoi, non so, farti la tua attività di produzione, puoi farti metterti in testa di raggiungere il livello massimo di cooking, ad esempio, cosa che qua non mi sembra così, così incentivato, perché mi sembra che qui il fulcro sia il combat, mentre forse c'è un po' meno focus sul combat in Black Desert, perlomeno, non so, poi dimmi se sbaglio, l'ho trovato un pochino più random, un pochino più confusionale il combattimento su Black Desert. Sì, sono d'accordo. Però c'è anche molta più esplorazione però su Black Desert rispetto a quanto non sia qui, che è una mappa veramente completamente anonima. Hai molta più esplorazione e hai molte più anche attività extra che comunque, volendo maxarle, volendo portare sull'artigianato, la cucina, quello che vuoi, comunque ti ci impegnano roba. Non è solo combattimento, il combattimento non è fine a se stesso, è fine a mi servono i materiali per alzare alchimia, mi servono i materiali per avere più attacco, però non è un combattimento fatto tanto per combattere. Sì, sì, ci sono le combo e poi è tutto, gli oggetti. Sì, sì, sembra, cioè così, mi è sembrato un pochino più semplice, forse una volta appresi i menu di Black Desert rispetto a quelli di Elion. Non so poi se l'hai trovato più complicato questo, guardandolo perlomeno nei video. All'inizio è stata dura anche con Black Desert, perché hai tanti menu e devi un po' farci l'occhio, però una volta che, soprattutto considerando il fatto che sono personalizzabili, ti metti tra i preferiti quelli che usi di più e sei già pronto uso con tutto quello che ti serve. Questo sì, l'ho visto un pochino complicato, però magari è solo un fatto di abituarsi. Ecco, quindi in effetti queste domande che ti ho fatto, da te appassionato comunque da giochi orientali, insomma, di questo tipo, alla fine mi hai un po' confermato quella che è la mia preferenza, che è quella per i giochi sandbox, e in effetti hai anche involontariamente sottolineato quello che io ho apprezzato di questo gioco, che comunque il discorso dungeon da fare è bello,
e su Black Desert non c'è. Il fatto magari di collezionare delle cose magari che possono essere quei token che danno il completamento dei dungeon per riscattare equipaggiamento che magari su c'è anche su Black Desert, però qua si vede comunque più accentuato, mentre qua mancano delle cose che magari a te non interessano e a me interessano di più, che sono appunto quella magari gestione delle lavorative, la gestione dell'housing, che non è una vera e propria gestione dell'housing in Black Desert, ma è più una gestione economica personale. Il housing, ok, prendi tanti punti se hai la casa bella in Black Desert, ma non ha una funzionalità. Serve avere il letto perché recuperi energia, sì, 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 e sì. Poi sono tutti tavoli per costruzione o per crafting. Sì, 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 no, però anche il fatto di dire me lo gioco più liberamente, non serve a niente, ok, però ho la casa con i miei oggetti dove decoro dentro nella piazza di quella città e ce l'ho lì, bello, lo possono avere tutti, è vero, non è nulla di esclusivo alla Final Fantasy, però è interessante anche quello. Quindi il discorso è, sono in realtà free to play, in realtà Black Desert costa mi pare 10 euro, è un buy to play, questo è completamente gratuito, sono due giochi fortemente diversi, non lo so, non saprei dirti che cosa ne penso, l'housing onestamente e il crafting mi aspettavo qualcosa di più, perché magari andrà approfondito, però non c'è quel qualcosa che mi ha detto no, voglio continuare. E anche l'idea di dover tornare a farmare, ecco, una cosa da dire che magari mi confermi, è Black Desert ha tantissime quest che magari non hanno un granché di storia, magari c'è però non la legge nessuno, però ne hai tante, qua hai un PG che ti dà 1000 quest perché devi raggiungere il livello tot. E hai tantissime quest, sinceramente non mi sono mai soffermato più di tanto a leggere neanche no, io. Non l'ha fatto nessuno, però ecco, qua hai però questi tizi qui, guardi, c'è... esatto, qua c'hai questo, il quest clerk che dà queste quest che tu accetti per salire di livello. Black Desert, ok, è vero, non ce ne sono tantissime, c'è magari un minimo di storia, ma chi se ne frega, però magari hai la quest che magari ti dà un dato oggetto, scopri che è una daily, scopri che se ti fai amico quel personaggio puoi ottenere quell'oggetto magari a noleggio per i punti, cioè è veramente tantissima roba da fare. E quindi questo è un confronto che, da quello che si capisce, ma non lo nascondo dalle mie parole, io preferisco a questo punto tirare le due somme Black Desert, ma... ti chiedo anche se effettivamente tu, cioè adesso non vorrei ripetermi, però lo hai giocato sempre Black Desert senza avere la minima impressione che il gioco ti voglia far spendere soldi? Che ti obbliga a spendere soldi? No, non mi ha mai dato quell'idea. Anche perché puoi fare comunque tutto quello che vuoi, ci metterai più tempo... Tanti oggetti da comprare nello shop sono comunque cosmetici. Devi magari pagare qualcosina se vuoi essere il migliore in PvP, perché sai che con la meccanica dell'enhancement delle armi hai tot percentuale di riuscire a sbagliare. Compri certi oggetti e ti aumentano questa percentuale. Nulla che non puoi fare farmando 20 ore invece che una. Non mi ha mai dato l'impressione di dover comprare per forza, per poter riuscire a fare ciò che volevo. Che tra l'altro c'è anche qui questa meccanica del brucia l'oggetto per potenziare l'armatura, comunque. Niente, comunque, niente, abbiamo come somme finali, diciamo che ho chiesto a te perché tu ci hai passato tante ore su un gioco che a me è sempre piaciuto, poi ho smesso anch'io. Ho provato questo per provarlo, sono durato quasi più che su New World e volevo chiederti appunto che cosa ti era piaciuto, e abbiamo detto i dungeon, il PvE, ti interessa meno il sandbox, quindi e
Niente, sarà da approfondire ulteriormente questo Alien. Non so se onestamente lo farò, però avere un parere di un appassionato da tante ore di Black Desert mi è stato utile per capire comunque quello che di bello c'è in questo titolo. E quindi, così concludendo, lo proverai Alien? Tempo permettendo, sì. Nel senso che se lo comincio ci impiego un po' di ore, perché fare un giudizio superficiale non ha senso. Però sì, sono interessato. Bene, allora, questo primo, diciamo, video di Talk Show si conclude qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo confronto in cui abbiamo parlato comunque, diciamo, del nulla alla fine, perché vi ho dato un mio parere, vi ho fatto vedere quello che è l'housing di questo gioco, un minimo di crafting, il trading, quello che ho scoperto, e poi diciamo che abbiamo fatto domande su il concorrente diretto, diciamo, dei giochi coreani di Alien. E prima che salti fuori qualche commento di ma sono due giochi diversi, lo so, lo sappiamo, uno più sandbox, l'altro più theme park, ma era giusto per vedere un attimo quello che era. Anche perché, se la domanda adesso è: hai chiesto se Black Desert è incentiva l'acquisto, Alien incentiva? No, nel senso che nel market non c'è ancora granché. C'è il Ruby Shop che vi dà delle cose, i Luminous, però al momento è ancora presto per dirlo. Sicuramente, dato che comunque ci sono gli API qua sotto per le attività di crafting, di gathering, e ci sono punti da ottenere per le case, sarà da vedere un attimino in futuro. Poi sicuramente è un gioco che ha delle sue peculiarità, poi per tanti altri aspetti non è così profondo e ha un'anima comunque coreana, come tanti hanno detto. E, anzi, prima di salutarti, una domanda, l'ultima un pochino complicata. Dicono è il classico gioco coreano, ma tu che ne hai giocati penso anche più di uno oltre a Black Desert, quando senti dire è un gioco coreano, tu cosa pensi subito? Ma Dio, non vedo troppa differenza tra un MMO coreano e uno nostrano, diciamo. Questi magari hanno un po' più il gameplay action, ma neanche più di tanto. È un gioco coreano, lo si dice per denigrare il gioco, ma a me non è che dia fastidio. Allora, a parte il fanservice, il gioco coreano, almeno ti dico la mia, poi magari, è action, farming da paura, grinding da paura, di solito il coreano da è questo. Paura, sì, ecco, quando si sente coreano penso al grinding, quello sicuramente. Ecco, ok, mi confermi, cioè... Non che su World of Warcraft non lo debba fare, perché io ho farmato reputazioni per un mese una volta e insomma, però qua è tutto, diciamo, forse magari sei d'accordo, con un farming costante che ti dà costantemente lo zuccherino per andare avanti. Sì, sì, ci sta come rappresentazione. Oppure anche solo il classico calendario, delle cose che tu sblocchi man mano vai avanti, quindi più giochi più hai, e questo calendario, così come un barattolo da cui prendi le varie caramelle, non ha mai un fondo, perché continui a prendere, a prendere, a prendere, però non vedi mai il fondo, ecco, anche questo è, e man mano alla poi... lunga questo, la caramella che ti danno comincia a essere sempre meno dolce, perché poi è sempre la stessa caramella che ti danno. Sì, poi scopri che magari all'inizio ti bastava una caramella al giorno, poi scopri che magari te ne servono 50, e quindi dici: cosa faccio? Aspetto una caramella al giorno per 50 giorni o pago? Cioè, non lo so. Sì, in effetti abbiamo detto una bella cosa comunque come concetto. Niente, comunque mi è venuta questa idea, questa ultima domanda sul finale, quando stavo per salutare e per salutarti. Comunque, concludiamo qua, ringrazio ancora Ibu90 per essere stato con noi. Grazie a te per l'invito e saluto tutti anch'io. E fateci sapere che cosa ne pensate di questa conversation, magari si può anche fare su altri argomenti, su altri giochi, insomma, perché Ibu comunque ha una qualità
che io non ho, che è quella di acquistare un gioco o anche che sia un free to play e buttarcesi per decine di ore, perché lui giudizi superficiali non se ne danno e quindi lui li gioca. Quindi teniamoci a mente questa possibilità e io vi rimando al prossimo video. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao a tutti.